Continuiamo a studiare lo Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo 19, i 100 sacrifici del cavallo del re Prithu. Oggi leggiamo il verso 26. Tadabhigyaya Bhagavan, Tadabhigyaya Bhagavan, Prithu Prithu Parakramaha. Indraya Kupito Banam Adatto Dhyata Karmukam Tadabhigyaya Bhagavan Prithu Prithu Parakrama Indraya Kupito Banam Adatto Dhyata Karmukam. Tadabhigyaya Bhagavan Prithu Prithu Parakrama Prithu Prithu Parakrama Indraya Kupito Banam Adatto Dhyata Karmukam Adatto Dhyata Karmukam. Tat, tat, quello, quello. Abhigyaya, abhigyaya, comprendendo, comprendendo. Bhagavan, Bhagavan, la manifestazione di Dio, la manifestazione di Dio. Prithu, Prithu, il re Prithu, il re Prithu. Prithu Parakrama, Prithu Parakrama, lodato per la sua potenza, lodato per la sua potenza. Indraya, Indraya, contro Indra, contro Indra. Kupita, Kupita, essendo molto in collera, essendo molto in collera. Banam, Banam, una freccia, una freccia. Adatta, adatta, prese, prese. Udyata, udyata, avendo preso, e avendo preso. Karmuka, Karmuka, l'arco, l'arco. Leggiamo la traduzione e spiegazione a cura di Srila Prabhupada. Traduzione. Maharaj Prithu, che era famoso per la sua grande potenza, immediatamente afferrò l'arco e le frecce, pronto a uccidere Indra, che aveva introdotto questi irregolari ordini di Sannyasa. Spiegazione. Il dovere del re è quello di non tollerare l'introduzione di sistemi contrari alla religione. Poiché il re Prithu era un avatara di Dio, la persona suprema, aveva certamente il dovere di stroncare tutti i sistemi contrari alla religione. Seguendo le sue orme, tutti i capi di Stato dovrebbero essere rappresentanti autentici di Dio e dovrebbero stroncare tutte le pratiche irreligiose. Sfortunatamente si tratta invece di codardi che si dichiarano a favore dello Stato secolare. Questa mentalità permette di conciliare i metodi religiosi con quelli irreligiosi, ma proprio a causa di tale situazione i cittadini generalmente si disinteressano del progresso spirituale e la situazione si degrada a tal punto che la società umana diventa un inferno. Leggiamo la traduzione. Maharaj Prithu, che era famoso per la sua grande potenza, immediatamente afferrò l'arco e le frecce, pronto a uccidere Indra, che aveva introdotto questi irregolari ordini di Sannyasa. Maharaj Prithu, il re Prithu, come un monarca ideale, vediamo che quando si introducono dei principi religiosi, agisce con molta forza, con molta determinazione, anche se questi comportamenti vengono da persone potenti, elevate, come Re Indra. Qui è Re Indra, che è il re dei pianeti celesti, che dovrebbe essere lui stesso una persona che
e generalmente quello è il suo dovere, che sostiene il Dharma, però qui se è stato sopraffatto dall'invidia, verso il Repritu che stava ottenendo una fama superiore alla sua, è arrivato a comportarsi in modo irreligioso, il re Indra. E quindi il re Prithu, essendo appunto un monarca e anche uno Shakti Avesha Avatara, un'incarnazione potenziata dal Signore, un'incarnazione divina, agisce con grande, proprio, un'incarnazione divina venuta specificamente per dare lo standard, per dare il comportamento ideale, i parametri di come un monarca ideale dovrebbe comportarsi, dovrebbe agire nelle diverse circostanze. E vediamo che il re Prithu infatti agisce in diversi modi. Con la terra, per esempio, la terra personificata aveva già, lei tentato in precedenza di fermare i raccolti, la produzione agricola, arbitrariamente, senza il suo consenso, e Maharaj Prithu era anche lì, intervenne in modo molto deciso, pronto a uccidere la terra. Poi però quando la terra si arrese e riconobbe la supremazia di Prithu e accettò di compiere il suo dovere, di sostenere, no, di nutrire, di dare i cereali, i semi, i cereali, i prodotti agricoli all'umanità, allora Prithu subito, con molto affetto, l'ha accettata e l'ha sostenuta e protetta nel suo servizio. Così questo è il monarca ideale, molto deciso, ma anche molto protettivo con le persone che seguono il processo. E qui vediamo anche, c'è il re Indra stesso, che è una posizione molto elevata, però si sta comportando in modo irreligioso. Infatti è arrivato al punto di rubare il sacrificio, il cavallo che doveva essere offerto in sacrificio dal re Prithu. Quindi un comportamento, interrompere i sacrifici vedici è una grave mancanza. E il re Prithu, vediamo qui, ha deciso di intervenire in modo molto con grande forza. Ha preso l'arco e le frecce ed è pronto a uccidere, anche per di più perché lui, Indra, aveva per portare a termine il suo piano di fermare, di bloccare il sacrificio, era arrivato a adottare diversi tipi di abiti di sannyasi, cioè si vestiva da sannyasi, da persona rinunciata, spiritualmente elevata, quando invece il suo scopo era materiale. Quindi il re Indra, dopo aver visto questi comportamenti così, no? Così sfavorevoli all'educazione della società, infatti il re Indra è ricordato come colui che ha iniziato queste forme devianti di sannyasi, diverse forme devianti di sannyasi non autorizzate dalle scritture. Quindi il re Prithu, vedendo che questo avrebbe causato disturbo alla società, allora intervenne qui, è detto che era pronto a uccidere il re Indra. Infatti poi sono dovuti intervenire i Brahman e dirgli no, aspetta, non esagerare. Però per i Brahman non era il caso di uccidere, poi vediamo il prossimo verso, non è il caso... No. Per loro non era il caso di arrivare a uccidere Indra. E loro hanno ragione, vedremo il perché. Ma anche Prithu ha ragione a uccidere Indra, perché una persona che si comporta in modo irreligioso o diffonde il comportamento irreligioso, quindi sviando le masse, deve essere punita severamente. Quindi ha ragione anche lui a essere così determinato. Infatti Prabhupada nella spiegazione sostiene questa posizione di Indra. Infatti dice che il dovere del re è quello di non tollerare l'introduzione di nessun sistema irreligioso nella società. E poiché il re Prithu era un'incarnazione di Dio, certamente era il suo dovere di stroncare, dice, tagliare,
no? Stroncare tutti i tipi di sistemi religiosi. E Prabhupada poi dice che anche i capi del governo oggi attuali dovrebbero tutti i capi di governo seguire questo stesso sistema, questo stesso comportamento e stroncare tutti i tipi di sistemi di religiosi, diciamo, no? Però dice oggi sfortunatamente i governanti sono così codardi, dice, così codardi, così deboli, così paurosi, hanno paura della reazione, no? Non è che pensano all'educazione del popolo, pensano a mantenere il favore del popolo, prendere i voti, ottenere il sostegno, essere mantenuti, pagati dallo Stato, non educare il cittadino. Anzi, quindi questa è una forma di codardia, è una forma di debolezza. Quando una persona non sostiene, non mantiene i propri impegni in modo esemplare, pur di mantenere la sua posizione, cioè il loro scopo spesso, purtroppo i governanti, il loro obiettivo è semplicemente mantenere la posizione. Sì, gornitai, chi c'è? Spesso poi se parli con loro non ammettono questo, sarebbe troppo ammettere questo, ma il loro comportamento dimostra questo. Infatti Prabhupada dice, vediamo anche molti governanti oggi, anche in età molto avanzata, non vogliono lasciare la loro posizione. Ma chi governa deve essere attivo, deve essere in prima linea, no? Invece quelli che si comportano in questo modo, no? Che sono molto attenti ai loro doveri, infatti vediamo oggi i governanti, anche qui in Italia, no? Ma in tante nazioni si ripete questa cosa, che aumentano le tasse nelle difficoltà, aumentano, no? Limitano la libertà del cittadino, limitano la libertà di azione, cercano di prendere il massimo dal cittadino, però aumentano le tasse ma non diminuiscono le loro paghe. Le loro paghe non la diminuiscono, perché i governanti dovrebbero, come dicevamo, no, il sistema vedico, che sono in prima linea, insegnano col loro esempio. Se i governanti vogliono che il popolo faccia qualcosa, loro devono essere i primi a fare la stessa cosa. Se vogliono che il popolo viva con meno, che venga limitato o si paghi il debito pubblico, no? Se desiderano che le persone restringano e imparino a vivere meno o aumentino, pagare più tasse, vuol dire questo, no? Se vogliono aumentare le tasse, quindi restringere i guadagni o la libertà di azione del cittadino, loro devono essere i primi che fanno la stessa cosa nella loro vita. Però sembra che non succede. Non gli viene mai questa idea, prima diminuiamo noi le paghe, prima siamo noi a rinunciare, diamo in carità al popolo una buona parte dei nostri guadagni. Questo non si vede mai in leggi di questo tipo. Invece dovrebbe essere la prima cosa che un governante qualificato dovrebbe fare. Quindi questo comportamento questi comportamenti non sono adatti a un governante qualificato. E Prabhupada continua dicendo che questa mentalità di chi hanno lo stato secolare, no? Questi codardi di chi hanno lo stato secolare, vuol dire uno stato secolare, significa uno stato che deve andare con i tempi sono materialisti, lo stato, cioè se la gente non è interessata alla religione, niente, togliamo la religione. Se non è interessata alle all'evoluzione spirituale, fa niente, togliamo
Ma dice, questa mentalità è un modo, cioè il sostenere lo stato secolare, è un modo di compromettere i sistemi religiosi e irreligiosi. E a causa di questo, a causa di compromettere, il fatto che vengono compromesse, non si capisce più cos'è religione o religione. Non sottolineano più l'importanza, per esempio, l'importanza di evitare l'intossicazione, il gioco d'azzardo, la prostituzione, l'uccisione di animali. Siccome non sottolineano queste cose, l'importanza del matrimonio, la famiglia, cioè, capito, la gravità degli aborti, divorzi, tutti questi comportamenti irreligiosi, secondo tutte le scritture, siccome non vengono sottolineati, allora questo diventa, le persone come risultato di questo comportamento diventano disinteressati all'avanzamento spirituale, perché lo Stato diventa solo centrato su interessi e obiettivi materiali. E i cittadini cosa possono fare? I cittadini seguono i capi sono materialisti, incoraggiano solo lo sviluppo economico, il piacere dei sensi, e i cittadini seguono e nessuno è interessato all'avanzamento spirituale. Prabhupada conclude dicendo, così la situazione deteriora al punto tale che la società umana diventa un inferno. Un inferno, la città umana è così, le persone sono tutte molto impaurite, molto disturbate, insicure, timorose del futuro. Questo è il risultato dell'incoraggiare l'irreligione. Se non avete commenti o domande, leggerei anche il prossimo. Tanrit ritvija chakra padabhisanditam vichakshya duspeksham asaya ramhasam nivarayam asuraho mahamate Nayujate tranya vada prachoditat. Traduzione. Quando i sacerdoti e tutti gli altri videro che Maharaj Prithu, in grande collera, era pronto a uccidere Indra, lo pregarono. O grande anima, non ucciderlo, perché solo gli animali sacrificali possono essere uccisi nel sacrificio. Queste sono le direttive degli Shastra. Spiegazione. L'uccisione degli animali può essere compiuta per differenti scopi. Essa attesta che la pronuncia dei mantra vedici è corretta. E inoltre l'animale introdotto nel fuoco del sacrificio dovrebbe uscirne con una vita rinnovata. Nessuno dovrebbe essere ucciso in un sacrificio che è destinato alla soddisfazione di Sri Vishnu. Come dunque poteva essere ucciso Indra, che in realtà è adorato negli Agya, come dunque poteva essere ucciso Indra, che in realtà è adorato negli Agya ed è considerato un frammento del Signore Supremo? Per questa ragione i sacerdoti chiesero al re Prithu di non ucciderlo. Sì, quindi non è possibile che non è possibile soddisfare Vishnu uccidendo qualcuno. Qui fa questo il punto, no? Perché certi dicono, no, se uccidi un animale in sacrificio, ancora adesso ci sono nel mondo posti dove sono sacrifici animali. Ma non è possibile che Vishnu sia soddisfatto uccidendo un animale. E infatti i sacrifici vedici, dice, per certificare, no?
la validità della pronuncia dei mantra vedici, l'animale veniva sì ucciso come offerta a Vishnu, ma gli veniva data nuova vita. Quando i mantra erano pronunciati bene, adeguatamente, da Brahmana qualificati, il risultato è che l'animale ritrovava una vita nuova. Quindi nessuno soffriva, anzi addirittura veniva migliorata la sua condizione. Ed era un'opportunità, questi grandi sacrifici, tutti questi grandi sacrifici erano un'opportunità per soddisfare la persona suprema. Il centro era la soddisfazione di Vishnu, yagyartat karmanon yatra lokoyam karma bandana. La soddisfazione di Vishnu è il vero obiettivo del sacrificio. Quindi non c'è mai il caso nel quale venga ucciso qualcuno e questo renda contento la persona suprema. Quindi, però l'uccisione di animali può essere intesa con differenti scopi. Era possibile ai tempi vedici con Brahmana qualificati, dicevo, lo scopo era appunto soddisfare Vishnu e riportare in vita l'animale. In modo tale, come dire, l'abbatti è così, il processo dell'abbatti è l'intenzione, la motivazione che ci muove, che soddisfa Vishnu. No, dice come alle volte viene offerta l'acqua del Gange, prendono l'acqua dal Gange e poi gliela offrono al Gange. Viene sempre dal Gange, gliela offrono al Gange, però accettata, c'è il processo dell'offerta. O vengono offerte le lampade, le fiamme al sole. Il sole non ha bisogno di una piccola fiamma. Viene da lui, cioè la luce emana dal sole. Ma il processo dell'offerta purifica l'individuo. L'abbati è quel processo di prendere, perché è tutto energia di Dio, non è che c'è qualcosa che è nostro. Però se prendiamo l'energia di Dio e gliela offriamo indietro, prendiamo qualcosa, energia di Dio, un fiore, un frutto, no? Che è energia di Dio, la prendiamo, gliela offriamo indietro, prendiamo la sua energia, gliela offriamo indietro, quello se è offerto con devozione, dice Krishna, patram pushpam palam toyam, yome battya preacciati, dice, se è offerto con devozione, io lo accetto, dice Krishna, lo accetta, c'è l'effetto, tanto era già tutto suo, non aveva bisogno di un frutto, non ha bisogno di un frutto, di un fiore. Ma siccome c'è la devozione, c'è il processo dell'offerta con devozione, Krishna l'accetta e il risultato qual è? Chi offre no? Qualcosa al Supremo si purifica, avanza spiritualmente, si libera, no? Karma bandana, si libera dalle reazioni, dei legami materiali, dei condizionamenti materiali. Quindi i sacrifici sono necessari, devono essere fatti, perché è l'espressione dell'essere condizionato, del fatto che riconosce la supremazia di Dio attraverso il compimento del sacrificio. E in questo modo lui può progredire. Allora, qui i Brahmana dicono a Re Prito, fermo, non uccidere Indra, perché Vishnu non vuole che venga ucciso qualcuno. Neanche gli animali devono essere uccisi durante il compimento di un sacrificio, devono essere riportati in vita. Che dire di Indra? Non puoi ucciderlo. Indra, tutto sommato, è un rappresentante di Vishnu, no? È un rappresentante della persona suprema, è il suo incaricato. Per, diciamo, per amministrare i pianeti celesti, le diverse fasi, diversi aspetti della creazione. Quindi non bisogna ucciderlo, non deve essere ucciso. Anche se si è comportato male, nel suo caso, siccome è comunque in un sacrificio, non deve esserci questa uccisione. E poi nei prossimi versi spiegheranno anche che comunque
non ti preoccupare, non è che devi essere tu a fare qualcosa, perché i suoi poteri sono stati già ridotti dal fatto che lui ha cercato di impedire il sacrificio. Cioè il suo comportamento irreligioso porterà sicuramente dei risultati. Questo è interessante, no? Perché delle volte non è necessario, cioè in altre parole, anche se non interveniamo, se una persona si comporta in modo irreligioso, anche se noi non interveniamo e tolleriamo e perdoniamo, e poi dopo c'è la giustizia divina, no? Dice Prabhupada, la giustizia dell'uomo può sbagliare, può essere imperfetta, ma la giustizia divina no, quella è perfetta. Se qualcuno si comporta male in modo irreligioso, poi, come dice il Brahmana, gli dico, tanto è già lui, il suo potere è già diminuito dal suo comportamento, poiché si è comportato male, stai tranquillo, non c'è bisogno di ucciderlo, lui dovrà già soffrire per il suo comportamento sbagliato. Quindi c'è una giustizia perfetta dietro le cose. Certo, non è facile, poi in pratica non è facile sapere come agire, perché come dicevo, il re Prito ha ragione a volere, Prabhupada dice, no, il governante deve essere forte per non permettere che la religione entri nella società, ma simultaneamente è anche giusto che i brahmana, le persone sante, insegnino la tolleranza e il perdono alle persone. I brahmana sono gloriosi perché hanno questa capacità di perdonare, e gli kshatriya sono gloriosi perché sono decisi nel far valere i principi della religione, proteggere lo Stato, è giusto che sia così. Quindi poi di caso in caso va valutato in modo più adatto, infatti non è facile agire in modo impeccabile in tutte le circostanze, sono diversi tipi di circostanze e di valutazioni da fare ogni volta. Comunque noi intanto quello che possiamo fare, infatti per capire come agire nelle diverse circostanze, quando essere più forti o quando essere più tolleranti, per fare quello bisogna progredire nella conoscenza spirituale, nella realizzazione spirituale, progredendo nella conoscenza delle scritture, però bisogna conoscere bene le scritture, approfondendo e studiando attentamente le scritture possiamo ricevere gradualmente la capacità di sapere come agire nelle diverse circostanze. Ma alle volte è difficile, alle volte è difficile comunque. Anche Krishna, durante la battaglia di Kurukshetra, Krishna stesso si è trovato molte volte a discutere, ma le scritture dicono questo e dicono anche l'altro. Qui in un certo senso avevano tutte e due ragione, sia Re Prito che i Brahmana. Tutti e due avevano ragione, secondo il loro punto di vista. E anche, dicevo, anche Krishna delle volte si è trovato in situazioni non facili, perché le scritture danno informazioni varie e applicarle nelle diverse circostanze è una cosa non facile, ci vuole una grande maturità, no? Tuttavia, appunto, man mano, in proporzione a quanto noi avanziamo nella conoscenza spirituale, otteniamo in cambio la capacità di gestire le situazioni diverse con equilibrio, senza restare impigliati nelle reazioni karmiche, le azioni del peccato. Bene, io mi fermerei qui. Se non avete qualche commento o domanda. Bene. Grazie Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada, Patita Pavan ki jai.